Calciomercato sì, ma per il Pescara è iniziato il conto alla rovescia per la prima di campionato di sabato sera contro l'Ancona Matelica. Il capoluogo di regione marchigiana ha ritrovato il professionismo e deve ciò al Matelica e al suo presidente Mauro Canil, che ha deciso di portare la sua squadra dopo una ottima stagione da matricola ad Ancona. Per questo campionato ci sarà il doppio nome, ma già dal prossimo, dal nome della squadra sparirà Matelica e resterà solo Ancona. C'è un po' di Abruzzo, a partire dall'asse DS allenato Ciccio Micciola, Gianluca Colavitto, due abruzzesi d'adozione, artefici della scalata al professionismo del Matelica. Il primo ex DS del San Nicolò, il secondo tra gli altri ex allenatore della Vastese. In organico un pescarese come il terzino sinistro Alessandro Di Renzo, ex Francavilla, e uno anch'egli d'adozione, Nando Del Sole, arrivato in prestito dalla Juventus dopo aver fatto la trafila delle giovanili del Delfino con tanto di debutto in prima squadra. A guidare l'attacco il teramano ed ex San Nicolò Federico Moretti, fresco di rinnovo fino al 2023. C'è anche Alessandro Fagioli, cresciuto nelle giovanili proprio del Pescara e del Teramo, ex attaccante di Notaresco e Castelnuovo. E poi Michael Deramo, originario di Archi in provincia di Chieti e che è esploso nell'Avezzano di Federico Giampaolo prima di essere ceduto allo Spezia, arriva dalla Vispesaro a titolo definitivo. Rosa rinnovata e ringiovanita, sono andati via pezzi pregiati come Balestrero, Volpicelli, De Santis, Leonetti e Pizzutelli, arrivati tanti giovani e qualche esperto come gli ex Ravenna, Papa e Sereni e l'ex difensore del Teramo, Iotti. Ripetere la qualificazione ai playoff non sarà semplice, ma si punta sull'entusiasmo per la nuova piazza. Queste le parole del tecnico Colavitto dopo il passaggio del turno in Coppa col Montevarchi. Noi purtroppo per varie vicissitudini non abbiamo fatto partite in precampionato, quindi considera a differenza del Montevarchi, dove comunque ha giocato con il Perugia, ha giocato con la Fiorentina, quindi contro squadre con un motore importante, noi comunque non abbiamo fatto partite. Poi adesso comunque entreremo nel vivo e quindi già da domenica, da sabato affronteremo una delle corazzate del campionato che è il Pescara, quindi noi era importante sfatare questo tabù col Montevarchi, quindi ce la siamo giocata a livello motivazionale con i ragazzi ci tenevano, ci hanno fatto sto regalo e quindi andiamo avanti. A dirigere il match di sabato sarà Alessandro Di Graci di Como. Al di là delle dinamiche di mercato che possono incidere, il tecnico biancazzurro Oteri conta di avere a disposizione quasi tutta la rosa per la prima di campionato. Si allena anche Ferrari, così come è tornato in gruppo il centrocampista Diambò, giocatori che hanno avuto problemi di infortuni nelle scorse settimane e che dunque non partiranno dal primo minuto. Sul fronte mercato non si registrano sostanziali novità, non si è ancora sbloccato il trasferimento dalla Triestina di Giuseppe Rizzo. Nelle ultime ore per l'attacco si ripropone il nome di Federico Melchiorri, che ha deciso di non legarsi al Siena, ma un suo arrivo al Pescara non è semplice, visto che ha un buon contratto col Perugia in Serie B e non è certo che accetti di scendere di categoria, come dimostra il no al Siena.